che chiamiamo progetto di rigenerazione urbana. In questi giorni Roberto Codazzabetta. Sicuramente questo è uno dei luoghi più affascinanti. Quello che succede è che la tela viene sostituita da uno spazio fisico, che però non è uno spazio neutro. Ma sono curiosa, c'è un disegno, un progetto preliminare proprio del disegno o c'è un'idea di processo ma l'opera si crea anche in risposta proprio allo spazio? In genere si equivoca su questo concetto, cioè la rigenerazione urbana viene intesa e interpretata come una sorta di attività attraverso cui si restaurano e si rifunzionalizzano edifici che il tempo ha ridotto in cattive condizioni. E questa è solo una parte, secondo me neanche la parte fondamentale di un'idea di rigenerazione urbana, perché la rigenerazione degli edifici ha un senso se avviene come strumento per rigenerare, ripensare, rifondare le relazioni sociali. Non a caso siamo qui in questo gigante dormiente abbandonato e qui si sta svolgendo un progetto di rigenerazione urbana, ma protagonisti di questo progetto sono i cittadini e la gente comune. Qui non si interviene perché qualcuno dall'alto, in base a una visione elitaria dei destini e della progettazione del futuro della città, ha deciso di dare una funzione o di allocare qui delle attività, ma attraverso appunto la partecipazione dei cittadini si comincia ad animare, si comincia a risvegliare questo gigante addormentato. Sicuramente questo è uno dei luoghi più affascinanti dell'intero centro antico napoletano, una struttura che fu costruita nella prima metà del Cinquecento come ricovero e ritiro religioso per donne e poi trasformato in epoca bonapartista come ospedale militare. Per la prima volta, grazie a lui, è stato dipinto l'intero terrazzo di copertura della struttura architettonica. Un intervento quindi imponente, affascinante, che è visibile da punti privilegiati della città di Napoli, in particolare dalla collina di San Martino.
sono spazi in cui chi li viene a visitare li percorre e sono spazi come quello di Napoli o come saranno quelli degli interventi futuri, fortemente connotati sia da una storia sia da un'architettura, e quindi in qualche modo quello che la pittura fa di solito, cioè che la pittura in qualche modo è una finestra quando è una pittura astratta su un mondo immaginario, su una forma di energia o su dei come spesso succede guardando le opere di Roberto Codazzabetta, delle immagini che possono essere sia microcosmi che macrocosmi. In questo caso quello che cambia è che il visitatore entra proprio fisicamente all'interno di questi spazi che sono quasi spazi mentali, e la superficie dipinta diventa parte di un paesaggio e quindi deve negoziare la sua esistenza con la forza della realtà. Lavori sempre da solo o non so come dire, la manualità viene condivisa e guidata come un coreografo con dei ballerini? Ci troviamo sul tetto terrazzo del Museo Madre. Su un altro tetto, quello dell'ex ospedale militare di Napoli, in questi giorni Roberto Codazzabetta sta eseguendo un grande intervento di arte pubblica, nel vero senso della parola, nel senso che questa opera sarà visibile da tutta la città di Napoli. Un'opera che nasce in esterni, ma soprattutto per il beneficio, per la meraviglia, per la curiosità, per lo sguardo della cittadinanza, di coloro che si troveranno catturati dall'apparizione di colori molto vivi, di una pittura molto materica che prende una dimensione ambientale, una pittura che si fa città, si fa parte integrante del corpo vivo della città. E in questo senso il progetto realizza pienamente quali sono le aspirazioni di una piccolo protocollo che il Madre ha attivato dal 2013, si chiama Matronato, ovvero il patrocinio del Museo Madre, che mira a segnalare la presenza di progetti nella città di Napoli, nella regione Campania e in generale nelle regioni del sud Italia che cerchino il rapporto con il pubblico, con le comunità, che portino l'arte al di fuori dei confini istituzionali dei musei, dei luoghi deputati, dei luoghi dove l'arte è comunicata
chi forse già la vuole recepire, la vuole assorbire, la vuole esperire, per andare invece incontro appunto alla vita di tutti i giorni, a quella lingua comune in cui l'arte si confronta con la società, con l'economia, con tutti quegli aspetti che compongono la cultura ogni giorno nelle strade, nelle piazze e quindi nelle nostre comunità. Un'arte che esce fuori dai suoi confini professionali per incontrare le aspirazioni, i dubbi, le paure, le passioni di tutti noi. E in questo senso l'operazione di realizzare una grande pittura murale fuori dal museo, ma dentro il corpo vivo della città, quale appunto è l'operazione artistica di Roberto Codazzabetta, incontra perfettamente lo spirito di un patrocinio. È interessante perché si crea un cortocircuito tra reale rappresentato e anche sulla permanenza di questi spazi, come si trasformano, come la luce li cambia, come succede a tutti che guardando il mare a un'ora o un'altra o un cielo, un paesaggio, la luce ne trasformi completamente. Quello che succede a questi interventi, che sono degli interventi ambientali, che in realtà anche in questo caso la loro... non c'è un modo giusto di vederli a seconda di che ora del giorno li fotografi, a seconda di quante persone ci sono, dei colori delle persone che li abitano, di quello che succede intorno. Questi paesaggi si trasformano completamente e quindi diventano davvero dei paesaggi non più solo mentali, ma degli spazi fisici. In qualche modo sono sì delle pitture, ma sono più delle installazioni ambientali in cui il pubblico o il visitatore si trova a vivere un ambiente.